Mediante lo studio dei libri si cerca Dio, con la meditazione lo si trova. Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Oggi Padre Pio ci rivolge un pensiero molto breve, ma anche questa volta molto importante e molto significativo. Padre Pio ci ricorda che la lettura indubbiamente è importante, ma ecco, per cercare Dio e per trovare Dio occorre la meditazione. Ecco, preghiera e meditazione sono due pilastri, direi, della nostra vita spirituale. Padre Pio ha educato i suoi figli spirituali, le sue figlie e figli spirituali a queste due realtà, la preghiera e la meditazione. Meditazione della parola di Dio, meditazione talvolta di testi spirituali che sono il nutrimento per la nostra vita spirituale. Così come noi, ecco, mangiamo, ecco, regolarmente per mantenere il nostro fisico in forma, ecco, con le forze necessarie a poter svolgere le nostre attività, i nostri impegni quotidiani, così dobbiamo fare anche nell'ambito della vita spirituale. La lettura è importante, e soprattutto la lettura evidentemente della parola di Dio o di altri testi, ecco, spirituali, ci aiutano a formarci, a arricchirci interiormente, sono un nutrimento per la vita spirituale. Ma dice Padre Pio, con la meditazione noi possiamo incontrare Dio. Quindi la meditazione è ancora più importante, secondo Padre Pio, della lettura stessa. Ed è attraverso la meditazione della parola di Dio che noi possiamo fare esperienza del Signore. Dunque Padre Pio esortava i suoi figli spirituali, esorta anche noi, ecco, a riservare nell'arco di ogni giornata qualche momento alla lettura e alla meditazione, in modo che la preghiera non sia solo una ripetizione di formule, ma sia anche un ascolto, soprattutto della parola di Dio, un confronto con questa parola che diventa per noi come uno specchio dinanzi al quale ci possiamo confrontare per vedere se la nostra vita, i nostri sentimenti, i nostri atteggiamenti, il nostro comportamento rispecchiano le esigenze della parola di Dio oppure se sono in contrasto con essa. Ecco, la meditazione è veramente il luogo dove il cristiano, ecco, può incontrare, fare esperienza del Signore e non deve mancare in ogni giornata, così come non può mancare il cibo per la vita fisica, non deve mancare nemmeno, ecco, la meditazione della parola di Dio o dei testi spirituali che possano diventare un nutrimento per il nostro cuore, per la nostra vita di fede, ecco, per poi anche esercitare quella testimonianza che siamo chiamati a rendere al Signore nel mondo, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro, laddove il Signore ci ha chiamato a vivere e ad operare. Ecco, scegliamo un testo che ci possa stimolare, che ci possa motivare, soprattutto, direi, in quei momenti in cui ci sentiamo più aridi, più stanchi, meno portati, meno fervorosi, un testo spirituale, la parola di Dio, ci può sostenere e incoraggiare in quei momenti di difficoltà. Pace e bene a tutti.